Ciao ragazzi, io sono tornata nella mia cucina, mai dire dieta, e sono super contenta perché sono qui con un carissimo amico, Federico Grillig. Federico! Ciao Jill, benvenuti anche alle nostre amiche che ci stanno guardando, i nostri amici. E siamo tornati insieme, sono molto contenta. Cioè, sono contenta che hai accettato questa sfida. A me piacciono le sfide, tu lo sai. La sfida. Allora, innanzitutto, mio amico Federico, innanzitutto siamo colleghi perché siamo insieme a GM24 e ci vediamo dietro le quinte e non nego il fatto che lui mi fa mangiare tra una puntata e l'altra, perché sai, io sono sempre sugli attrezzi igienici, lui è sempre in cucina, ogni tanto sento questi aromi che arrivano dalle cucine di GM24 e come un cagnolino vado sempre là, dice, esatto. Mi dai qualche cosa? Però l'altra cosa è che, diciamo la verità, tu hai anche ogni tanto, sei molto creativo con le cose un po' più ricche. Sì, mi diverto molto, mi piace esplorare tutto quello che il mondo intorno a noi ci può dare, mi piace un po' vedere quali sono le possibilità della cucina oggi e soprattutto trovare un connubio nei diversi momenti della vita. E poi l'altra cosa, io ho detto, poi Fede, lo sai, quando vieni qua mi devi dare un aiuto a trovare tutto super light, perché noi qui diciamo mai dire dieta, sì, però al gusto, colore, esattamente, croccantezza e piattamento, perché Federico, impiattamento, esattamente, sei molto attento. Sono molto attento perché la prima digestione inizia con gli occhi, esatto. E un piatto ben messo in tavola è sicuramente già metà del gusto che sentiamo nel nostro palato. Esatto, allora puoi spiegarci qual è la ricetta che ci ha portato per questa puntata? Certamente, allora oggi prepareremo un'insalata di pollo con ananas, pesca e del succo di limone. Avremo un contrasto di note acide e qualcosa di fresco come l'insalata, quindi un piatto che si sposa bene all'interno di un regime dietetico alimentare controllato. Secondo me è anche un'ottima soluzione proprio per un bel pranzo. Esattamente. È vero? Un bel pranzo? Sì, ok. Sì. Allora andiamo insieme proprio a scoprire quali sono gli ingredienti di questa puntata. Ci serviranno 200 g di petto di pollo, 50 g di ananas, 50 g di pesca, insalata tipo lattughino, olio evo, del tabasco, limone, sale e pepe, cubi quanto basta. Federico, allora, dai, banda allora, la ciancia, ciancia la bande, vai. Prendiamo mezza pesca e cominciamo a affettarla, esatto. Facciamo a fettine, intanto andiamo a procedere con la cottura del pollo. Per la cottura del pollo non andiamo assolutamente ad usare grassi, quindi mi raccomando, una bella padella antiaderente e andiamo a mettere in cottura il pollo senza usare proprio nessun grasso. Quindi mi raccomando, però se avete delle vecchie padelle o è il momento di cambiarle, mm-mm, o magari un cucchiaino di olio ci potrà aiutare laddove magari il pollo potrà attaccarsi. Domanda, qual è il segnale che io devo cambiare la padella? Allora, quando magari la padella è leggermente scalfita all'interno, può essere pericoloso per il nostro organismo, perché tutte quelle schegge di rivestimento le andremo a mangiare insieme al cibo. Ne dovremo mangiare una quintalata per avere problemi seri, è chiaro. Però quello è un segnale di sostituzione delle pentole. Quindi diciamo che una volta ogni 2 anni, 3 anni, se siete bravi con le vostre pentole, se no anche prima. Ma sì, o altrimenti per non farli scalfire, che cosa devo utilizzare? Utensili in legno? Utensili in legno o utensili in silicone e magari fra una padella e l'altra, quando la mettiamo via, usiamo del cartone, dei fogli di stoffa, li vendono anche nei supermercati, che servono proprio a impilare le padelle. Perfetto. Senza rovinare. Allora, mettiamo in cottura le pesche all'interno esattamente della nostra padellina. Bella. Ok. Ecco qua. Intanto io vado a mettere un po' di succo di limone. Metti il succo di limone per quale motivo? Per non andare a far brunire la frutta, si ossida e quindi manteniamo il colore della frutta e gli diamo anche una nota di acida. Se volete possiamo anche usare un cucchiaio di aceto che va bene uguale. A questo punto vado ad insaporire. Allora, possiamo mettere del tabasco, come Jill vi ha detto nella ricetta, oppure possiamo mettere del pepe verde, che è molto buono, oppure anche un po' di peperoncino e naturalmente una piccola sbruffatina di sale. Cubi. Quanto basta, basta. Qui la carne è quasi pronta. Il pollo, lo sappiamo, è una carne che viene definita sciocca, perché è una carne che non ha molto sapore e quindi in questo caso sono tutti condimenti delle salsine che andranno proprio a
aiutare il piatto e a dare anche condimento al nostro pollo. Ma vedete che povero pollo, a me piace anche pollo. A me piace molto, guarda, però vedi, io non ho messo proprio olio. Non e guarda, il pollo. Ah, fantastico, fantastico. Allora, mentre tu stai preparando questa gustissima insalata, ragazzi, andiamo a scoprire insieme quali sono, diciamo, le star di queste puntate da punto di vista nutritiva. Petto di pollo. La carne bianca di pollo è magra, contiene pochi grassi, un ridotto contenuto in colesterolo, è priva di carboidrati e ricca di sostanze nutritive essenziali. Molte proteine nobili, calorie, vitamine e minerali come zinco, rame e ferro. Potenzia la massa muscolare e rafforza le ossa e le mantiene sane. E antistress. Il pollo contiene vitamina B5 e triptofano, due nutrienti in grado di ridurre naturalmente lo stress. La vitamina B5 aiuta a sostenere le ghiandole surrenali e in particolare il triptofano è un amminoacido che ha il grande potere di rilassarci e renderci felici, assicurandoci anche una buona qualità del sonno. Tutto questo perché aumenta i livelli di serotonina nel cervello e migliora l'umore. È ricco di magnesio. Il magnesio è un minerale essenziale per la nostra alimentazione che contribuisce a mantenerci in salute, svolgendo oltre 300 reazioni biochimiche nel corpo. Un olio si definisce extravergine quando è ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Le sue analisi chimiche e fisiche soddisfano una lunga serie di parametri richiesti dal regolamento comunitario. Il fruttato dell'olio è quell'insieme di sensazioni olfattive e gustative che ricorda il profumo ed il gusto dell'oliva. Se un olio presenta invece all'assaggio difetti e i suoi parametri chimici non sono soddisfacenti, anche se si tratta di un olio prodotto in frantoio e ottenuto solo attraverso procedimenti meccanici, non può essere catalogato come olio extravergine, ma verrà catalogato come vergine o come lampante. Ragazzi, siamo di nuovo in studio con Sasha Sorrentino. Ciao Sasha, come Ciao, stai? Ciao, tutto bene, grazie. Allora, ci sono talmente cose che voglio tirare fuori dalla tua testa per i nostri amici, perché è un geniaccio, lo posso dire, è uno delle migliori nutrizionisti che ho mai imbattuto in 30 anni di carriera. Lo devo dire proprio con tutto il cuore, perché Sasha veramente ha cambiato i corpi delle persone veramente più belle dell'Instagram, se lo vogliamo dire. Io voglio parlare del dosare l'energia durante l'arco della giornata, perché i sportivi hanno bisogno, io ho bisogno, perché ho 52 anni, 53 anni fra poco, e devo dire, per un po' mi avete anche detto sui social che sono diventata troppo magra, io mi sono trovata un po' svuotata, la parola giusta, poi Sasha mi ha dato un grandissimo aiuto, aiutandomi a mangiare di più. Infatti molte persone che quando prendono mai di dieta scherzano e dice non riesco a mangiare tutto quello che c'è nella guida alimentare. Abbiamo due guide alimentari, uno mela e uno pera, per aiutare i nostri amici a avere più energia durante l'arco della giornata. Ma che cosa succede ai nostri amici se saltano i spuntini? Beh, che innesca un meccanismo di stress che poi purtroppo ci porta ad avere dei comportamenti sbagliati, soprattutto magari nel tardo pomeriggio, certo, sera, dove ci viene questa fame nervosa, tendiamo a mangiare più velocemente, introdurre un sacco di calorie o spuntini inutili che poi, sì, alla fine il nostro corpo non riesce a smaltire. Quindi molto meglio, per velocizzare il nostro metabolismo, mantenere degli intervalli costanti per tenerlo attivo, in cui appunto andiamo a fare degli spuntini e andiamo a fare i nostri pasti. Allora ragazzi, ricordate qua su Mai Dire Dieta siamo con Sasha Sorrentino, che grazie a questo libro siamo riusciti a creare per voi, approvato da Sasha, 21 giorni per le ragazze che è a forma di mela, che mettono più grasso sull'addome, e a forma di pere, che danno più, diciamo, adipi o centimetri sulla coscia, sul giro vita. Qua dentro ci sono le soluzioni di dire non solo quelle che devi mangiare, ma quando, perché questo è il segreto per avere più della vostra forma fisica. Ma adesso torniamo in studio e finiamo la nostra ricetta. Hai visto, Federico, quanto sono... No, perché poi ci sono un sacco di ingredienti che uno non si neanche rende conto. Per esempio l'origano dà un effetto antiossidante importante. Aspetta, io ti libero qua così vedono meglio quello che stai facendo. E ragazzi, ricordate che la tavola è la prima linea
delle battaglie per l'anti-invecchiamento. Assolutamente, quindi dobbiamo trovare dei cibi buoni, si può mangiare tranquillamente usando anche meno condimenti, meno prodotti confezionati. Ritorniamo un po' a scoprire i sapori, anche quelli che sono i ricordi, magari, ecco, molte volte in cucina a me ritornano in mente i ricordi di mia madre quando la vedevo davanti ai fornelli, e poi vado un po' ad unire, a sposare tutte quelle che sono invece le novità che la rete mi offre. Quindi un grande aiuto ci viene anche dagli chef, che ci aiutano con le loro idee, con le loro ricette. Noi invece trasportiamo tutto questo conoscere degli chef, tutto questo sapere, e lo andiamo ad usare invece in maniera un po' più casalinga, un po' più homemade, che ci aiuta a dare proprio quello stimolo per andare a mangiare un po' più sano, veramente con pochissima attenzione. Allora ti passo anche la tua, mettila direttamente, tutto vai. Dai. Anche il liquido? No, il liquido no. Soltanto la frutta. Ok, soltanto la frutta. Ok. Perfetto. Andiamo a mettere, ancora un po' di origano fresco. Potete mettere tutte le spezie che vi piacciono. E andiamo quindi ad insaporire il pollo e andiamo a creare questo piccolo contrasto acido. Ritorniamo sul profumo. Ragazzi, mi dispiace che il televisore non ha un nasometro. Che voi potete, no, perché voi non potete sentire l'aroma, però questo aroma della pesca leggermente sprigionata dalla cottura con il pollo è una cosa che mi succede sempre negli studi di GM24, che sento sempre questi aromi pazzeschi che fa Federico. E adesso andiamo a impiattare qualcosa, secondo me, molto particolare. Andiamo ad impiattare, in questo caso, anziché usare l'aceto, rimaniamo sempre con le note acide, andiamo a mettere del succo di limone. Andiamo a mettere un non nulla, quindi un QB di sale e un filo, un giro di olio, un paio di cucchiaini, così ci diamo una regolata. Dopodiché andremo quindi al centro a impiattare il nostro pollo che abbiamo saltato, che avrà questo connubio di dolcezza e di acidità dato proprio dalla frutta. Possiamo dire che è una sorta di non è agrodolce, no. Non c'entra niente nella cucina asiatica. Però questo gioco tra dolce e acidulo, secondo me piace molto. O salato acidulo. Allora, è perfetto nell'estate, nei periodi caldi, dove abbiamo tutta la frutta fresca a disposizione. Esatto. Quindi è importante che noi andiamo a usare proprio la frutta di stagione. Cuciniamo seguendo la stagionalità delle verdure, della frutta, e poi ci mettiamo tanta fantasia, Gille, come sempre facciamo. Allora, ragazzi, un'altra poesia realizzato nella cucina di My Beauty Diet. Ti prego, guardate i colori, e io vi posso garantire l'odore è meraviglioso. E ricordate che quando mangiamo con gli occhi diventa sempre più facile a rimanere in riga, a rimanere con le buone regole della tavola, perché viste, io non dico mai quella parola con la D dietro le mie spalle, perché alla fine, quando ci approcciamo alla tavola con saggezza e anche con gusto, diventa sempre più facile rimanere in linea. Federica, grazie tantissimo. Grazie a te, Gille, e grazie ai nostri amici che ci seguono da casa. E ci vedremo presto qui su My Beauty Diet.